che rimangono dove i tuoi pensieri ci raccontano. Una canzone profonda che nasconde un'amara nota di dolore, ma che rinasce con l'arrivo di una nuova speranza d'amore. Si intitola Nei nostri ricordi, l'ultimo singolo di Andres, 18enne fanese che ha voluto dedicare il nuovo brano alla bellezza di un ricordo. La musica pop rock accompagna i versi e dà vita alla fantasia e alla voglia di cantare. Oggi alle 14 è uscito anche il videoclip su YouTube e su tutte le piattaforme digitali. Con questa canzone, nel mese di luglio, Andres parteciperà al Village Music Academy a Scalea, mentre a settembre tenterà Sanremo Giovani. Andres, quando hai scritto il testo e qual è il significato della canzone? Allora, il testo Nei nostri ricordi nasce a gennaio, ma prende vita proprio in questo periodo, e ho voluto aspettare per farla uscire perché penso che per ogni cosa ci voglia il giusto tempo. Io ho immaginato questo momento come un momento di grande libertà, un momento di ripartire e di urlare veramente a squarciagola quello di cui nella propria vita si ha veramente bisogno, e quindi ho pensato che fosse giusto questo periodo, diciamo, ecco. Nei nostri ricordi. Nel videoclip girato il 15 aprile scorso si simula un concerto, un'esibizione davanti alle proprie paure per affrontarle. A firmarlo il regista Harry Secchiaroli, mentre la direzione artistica è stata affidata a Maria Flora Giammarioli, che ha seguito il giovane cantautore sin dal singolo di debutto Voglio viverla così, che ha già superato le 22.000 visualizzazioni. E voglio viverla così. Al lavoro per la nuova clip anche Massimo Radi come operatore video ed Enrico Terminesi per audio e luci. Come mai è stata scelta proprio l'ex chiesa di San Francesco per girare il videoclip? Allora, innanzitutto, quando è stato presentato il progetto del videoclip stesso, si voleva subito rappresentare un concerto, quasi come se fosse un live, un modo per gridare davanti a ciò che sono le mie più grandi paure, le paure delle critiche. Quindi di urlare proprio davanti a loro che io ce l'avrei fatta. E un posto come questo è magico, ha tutta la sua storia, e quindi quando mi hanno fatto vedere le foto ho detto dai, sì, facciamolo qua perché è stupendo e proviamoci. Progetti e sogni nel cassetto? Ho tanti progetti già da quest'estate e prevedo cose belle, speriamo che tutto vada per il meglio.